Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Libro di Cielo, volume 14, 1 aprile 1922. Passo giorni amarissimi per la privazione del mio dolce Gesù, e se si fa vedere è quasi come lampo che sfugge. Che pena, che strazio. La mia mente era funestata dal pensiero che non sarebbe più ritornata la mia vita, il mio tutto. Ah, tutto per me è finito. Che farò per ritrovarlo? A chi mi rivolgerò? Ah, che nessuno si muova a pietà di me. Mentre ciò ed altro pensavo, il mio amabile Gesù è venuto e mi ha detto: povera figlia mia, quanto soffri. Il tuo stato doloroso oltrepassa lo stesso stato delle anime purganti, perché se queste sono prive di me, sono le colpe con cui si vedono imbrattate che le impedisce di vedermi. E che loro stesse non ardiscono di venire dinanzi a me, perché innanzi alla mia santità infinita
Non c'è piccolo neo che possa resistere alla mia presenza. E se ciò io permettessi di stare innanzi a me, per loro sarebbe un gran tormento, il più gran tormento, da superare le stesse pene dell'inferno. La più gran tortura che potrei dare ad un'anima sarebbe tenerla macchiata dinanzi a me, ed io per non torturarla maggiormente, la lascio prima purgare e poi la metto alla mia presenza. Ma tra me e la piccola figlia del mio volere non sono le colpe che mi impediscono di farmi vedere, è la mia giustizia che si frappone fra me e lei. Perciò la tua pena di non vedermi supera qualunque pena. Povera figlia, coraggio, ti è toccata la mia stessa sorte. Come sono terribili le pene della giustizia. E posso farne parte a chi vive nella mia volontà, perché ci vuole una forza divina per sostenerle. Ma non temere, ritornerò subito secondo il solito. Lascia che i raggi della giustizia tocchino le creature. Anche la mia giustizia deve fare il suo corso, né tutta potrai tu sostenerla, e poi sarò da te come prima. Ma con ciò non ti lascio, lo so anch'io che non puoi stare senza di me. Perciò starò nel fondo del tuo cuore e peroreremo insieme. Onde poi ho seguito le ore della passione, seguivo il mio dolce Gesù nell'atto quando fu vestito e trattato da pazzo. La mia mente si perdeva in questo mistero e Gesù mi ha detto: figlia mia, il passo più umiliante della mia passione fu proprio questo, l'essere vestito e trattato da pazzo. Divenni il trastullo dei giudei, lo straccio loro. Umiliazione più grande non poteva sostenere la mia infinita sapienza. Eppure era necessario che io, figlio di un Dio, soffrissi questa pena. L'uomo peccando diventa pazzo. Pazzia più grande non può darsi. E da re qual è, diventa schiavo e trastullo di vilissime passioni che lo tiranneggiano. E più che pazzo, lo incatenano al loro bellagio, gettandolo nel fango e coprendolo delle cose più sporche. Oh, che gran pazzia è il peccato! In questo stato l'uomo mai poteva essere ammesso innanzi alla Maestà Suprema. Perciò volli io sostenere questa pena così umiliante per impetrare all'uomo che uscisse da questo stato di pazzia, offrendomi io al mio celeste Padre a sostenere le pene che meritava la loro pazzia. Ogni pena che soffrii nella mia passione non era altro che l'eco delle pene che meritavano le creature. Quell'eco rimbombava su di me e mi sottoponeva a scherni, a derisioni, a beffe e a tutti i tormenti. Bene, oggi sono fondamentalmente due gli spunti di meditazione che ci offre questo brano del 1 aprile del 22. Il primo è quella che si chiama tecnicamente la pena del danno, con riferimento certamente alle realtà ultraterrene, alle realtà ultime, la pena del danno che si patisce, anche se in forma differente, all'inferno e al purgatorio, e per coloro che ne ammettono l'esistenza, al limbo, consiste nella privazione della visione beatifica di Dio, Dio che non si vede. In realtà, se facciamo attenzione, la pena del danno caratterizza anche noi poveri peccatori che stiamo sul pianeta Terra, perché Dio non lo vediamo, con la grossa differenza però che a meno che
non si siano vissute esperienze di profonda comunione, intimità con Gesù, sia nelle forme ordinarie che straordinarie, qui in questo mondo non si avverte l'assenza di Dio come realtà dolorosa, straziante. Nell'altro mondo sì. E per i dannati c'è questa sorte orrida, cioè che da un lato soffrono infinitamente per aver fallito il motivo per cui sono stati creati. Dio non lo vedono e non lo vedranno mai. E da un lato sono disperati perché vorrebbero vederlo, ma dall'altro, se lo vedessero, specialmente le anime dannate, morirebbero di dolore. Quindi la vista di Dio, che in se stessa è beatificante, quando incontrasse una situazione di piena peccaminosità irreversibile come quella delle anime dannate, si tramuterebbe in fonte di dolore infinito. E questa è la stessa identica cosa se uno ci pensa. Ovviamente i romani dicevano mutatis mutandis quando facciamo la comunione, no? La comunione è delizia per degli angeli e delle anime sante, ma per un peccatore che si azzarda a accostarsi alla comunione, quella comunione, anche se non è avvertita come dolorosa, si trasforma in veleno, ma non perché Gesù sia velenoso, d'accordo? Ma perché le disposizioni di quell'anima la rendono assolutamente incapace di ricevere l'Eucaristia e di godere dei suoi frutti. I santi, basta leggere le vite dei santi, quando facevano la comunione provavano delizie di cielo, entravano in un'altra dimensione. E questo anche se santi non siamo, anche se non dobbiamo, come dice il Salmo 130, aspirare a cose troppo grandi, e anche San Paolo fa eco a questa esortazione. Ecco, però certamente se le nostre comunioni sono fredde, tiepide, indifferenti, ci lasciano così come ci hanno trovato, sempre, senza nessuna eccezione, sicuramente c'è qualcosa che non va e bisogna fare un buono screening, diciamo così, interiore e magari qualche sana conversazione profonda con il padre spirituale per verificare cosa c'è che non va. Ecco, invece in purgatorio lo stesso, la sofferenza della privazione di Dio è una sofferenza dolorosa, ma al tempo stesso piena di desiderio, desiderio che le anime sanno che un giorno si compirà, però al tempo stesso, se anche un'anima purgante, quindi un'anima che ha delle macchie sanabili, quindi purificabili, a cui la volontà non è irreversibilmente legata in modo da non potersene distaccare per libera propria scelta, perché questo avviene quando ci si danna, c'è questo dolore immenso. Un dolore causato da cosa? Dal fatto che, questa è la differenza con le anime dell'altro mondo, che nel giudizio particolare qualche cosa di ciò che Dio è gli si è rivelato in maniera molto molto profonda, e quando Dio si mostra nella sua infinita bellezza, anche se Mosè diceva si fa vedere soltanto di spalle, certamente al giudizio particolare nessun'anima vede Dio come lo vedono i beati del cielo, ma quello basta per far nascere una nostalgia, un desiderio incontenibili, incontrollabili. Noi non possiamo immaginarcelo, se lo possono immaginare, ecco, le anime che hanno vissuto quello che ha vissuto Luisa, oppure i grandi santi o i grandi mistici che hanno avuto esperienze autentiche di vita di grazia straordinaria. Ecco, però c'è una differenza tra il mistico e l'anima purgante. Ecco che lo stato doloroso delle anime purganti è dovuto alle loro colpe, e quindi loro soffrono, ma sanno che non ci potrebbero andare, cioè, ci si mettono loro stesse nel purgatorio, perché se comparissero in questo modo dinanzi all'Altissimo, anche per loro la vista di Dio in maniera annientante,
analoga, certamente non uguale, ma neanche troppo differente dalle anime dannate, sarebbe di tormento e non di letizia. Anzi, qui Gesù veramente, a essere sinceri, dice: se ciò io permettessi di stare innanzi a me, alle anime più grandi, per loro sarebbe il più gran tormento da superare le stesse pene dell'inferno, addirittura, dice Gesù. La dice grossa. Perché la più grande tortura che si potrebbe dare ad un'anima sarebbe tenerla macchiata innanzi a lui. E per non torturarla maggiormente, la lascio prima purgare e poi la metto nella mia presenza. Questo ci faccia comprendere, insomma, noi purtroppo queste cose in questa terra non le possiamo, come tutte le cose della fede, interiorizzare perfettamente. Noi non ci rendiamo conto. Se dici una bugia di scusa, te ne accorgerai in purgatorio, che era meglio non dirla quella bugia di scusa, se non ci credi adesso. Nessuna delle cose della fede in questo mondo sono dimostrabili, no? Qui Gesù però ci parla molto molto chiaramente. Per non fare il purgatorio occorre avere una grande purificazione in questo mondo, quindi occorre aver chiuso definitivamente con il peccato volontario, uno. Occorre aver fatto penitenza e riparazione per i peccati commessi. Sappiamo con gli scritti della Divina Volontà ci abbiamo anche la possibilità di rifare gli atti nella Divina Volontà. E poi cominciare a farla e a viverla sul serio, la Divina Volontà. Ecco, solo che ancora più intense di queste sofferenze, spiega Gesù, sono le sofferenze di cui lui sa parlare in continuazione. Il mio solito stato, non ce la faccio più, Gesù non ci viene, giorni amarissimi per la privazione, che strazio. La mia mente è funestata dal pensiero che non sarebbe più tornata alla mia vita, tutto per me è finito, che farò per ritrovarlo, a chi mi rivolgerò? Ecco, noi magari ogni tanto sentendo queste cose può pure succedere di avere qualche modo di, non dico fastidio, no, ma di dire, ma insomma, questa scrive sempre le stesse cose, potrebbe venire questo umanamente comprensibile pensiero, umanamente comprensibile perché noi non ci rendiamo conto di quello che un'anima del genere vive. Perché se tu hai vissuto la cosa più bella di questo mondo, tutto quello che nel mondo c'è diventa meno che niente, non c'è niente da fare. E se uno legge gli scritti di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce, ricordo molto bene, loro dicono che quando un'anima arriva agli ultimi livelli, diciamo così, del massimo che si possa godere a livello certamente soprannaturale di Dio in questo mondo, che è per esempio la visione intellettuale della Santissima Trinità, loro descrivono la condizione di un'anima che ritorna da questa esperienza, che ritorna alla vita ordinaria, alla vita comune, come una tragedia. E dicono che queste anime stanno piangendo dalla mattina alla sera e supplicando il Signore che le porti presto via dalla terra e le porti in paradiso. Ma questo non perché disprezzano la vita, d'accordo? O si vogliono suicidare, o vogliono fare l'eutanasia, o non amano la vita, ma perché hanno conosciuto dove tende la vita terrena, cioè la pienezza della vita, perché noi lì tendiamo. Il paradiso è un luogo di delizie assolute, cioè Dio è sommamente amabile, cioè è il coronamento di ogni nostro sogno, di ogni nostro pensiero di felicità, no? E queste anime, per quanto possibile in questo mondo, nessuno in questo mondo ha avuto la visione beatifica, qualche maestro di spirito, e io sono d'accordo, ha fatto come unica eccezione barlumi di questa esperienza la Beatissima Vergine Maria. Io non mi stupirei affatto, insomma, se questo fosse vero, ma non ci sono altre eccezioni. La visione beatifica non è per la vita terrena né per la vita del purgatorio, ma è riservata ai beati del paradiso. Ora Gesù qui gli spiega, dice: perché non mi vedi? Per la mia giustizia. Perché deve soffrire questa pena, Luisa. Da un lato deve soffrire questa pena terribile e deve offrirla nel suo essere vittima. Dall'altro, però, Gesù dice che deve dare corso alla giustizia. Questo lo si è visto tante volte nei volumi precedenti, no? Nel senso che
non facendosi vedere a Luisa e quindi non avendo la consolazione che le dà quest'anima, non avendo le sue preghiere, non avendo le sue cose, può procedere, diciamo così, ad esercitare un po' la giustizia nel mondo. Lascia che i raggi della giustizia toccano le creature, anche la mia giustizia deve fare il mio corso, né tutta potrai tu sostenerla, e poi sarò da te come prima. Il problema è che per queste povere anime noi non ci rendiamo conto, però dobbiamo sforzarci di immedesimarsi nel loro cuore. Questa è proprio una tragedia. Cioè, un'anima che ha vissuto quelle cose, se poi se ne trova privata, è una tragedia. Perché è come se uno di noi avesse, che ne so, gustato la delizia più grande che si possa concepire in questo mondo e poi gli viene tolta e non sa se e quando le sarà restituita. Certamente in paradiso, insomma, però a pensare al paradiso dopo che uno ce l'ha avuta a portata di mano sul pianeta Terra, insomma, sì, pensiero che dà consolazione, ma non tanto. Quindi questo è un dolore nuovo che conoscono le anime, che Gesù dice, attenzione, che vivono nella divina volontà. Di questa pena, che è una pena superiore alle più grandi pene che si possano trovare in questo mondo, posso farne parte a chi vive nella mia volontà, perché ci vuole una forza divina per sostenerle. Altrimenti uno morirebbe di dolore. Questa è la prima parte. Poi c'è la seconda parte, che è veramente edificante ma anche sconcertante. Cioè, pensare a Gesù, questa è chiaramente la scena davanti a Erode, no? La veste bianca, vestito e trattato da pazzo, nelle ore della passione è notato, insomma, dice, dopo quel gesto ordinato da quel, non voglio usare espressioni brutte, insomma, durante la meditazione, insomma, da quell'uomo empio e peccatore, insomma, che era Erode Antipa, veramente un uomo corrotto fino al midollo. Cioè, cessano anche quelle minime forme residue, già avevamo avuto un bel repertorio, insomma, di quel minimo di rispetto, insomma, e si sfrenano in maniera sprocedata proprio, nel senso di fargliene di ogni, dicono in Nord Italia, a Gesù, ridotto uno straccio nelle loro mani. E dice, umiliazione più grande non si poteva sostenere, essere trattati da pazzi, no? Questo epiteto se lo sono portati dietro con tanti dolori, tanti santi di ieri e di oggi, perché la prima cosa che dicono a una persona che è santa è che è pazza, ordinariamente le persone che non hanno la sapienza soprannaturale, insomma, no? E certamente non è una bella esperienza, ecco, sentirsi trattati da pazzi, insomma, specialmente quando tali non si è, immaginiamo, insomma, la sapienza stessa fatta carne, no? Però tutto quello che Gesù ha sofferto nella passione è scuola per noi. Ed ecco che Gesù dice una cosa, mi fa molto piacere, che io personalmente ho sempre pensato, che il peccato è pazzia, non solo che è pazzia, ma pazzia che più grande non potrebbe darsi. È quanto di più folle possa concepirsi. Pazzia. È un pazzo uno che potrebbe vivere tanto bene e si condanna a vivere tanto male. È un pazzo che consegna la sua anima nelle mani del diavolo quando pecca mortalmente, di colui che lo odia infinitamente, di colui che ti vuole fare del male, cioè che è il male e che te lo farà a causa di quel peccato, certamente in forma limitata, perché su questa terra Dio limita la sua azione, ma come ogni volta che noi diciamo Amen alla grazia e a Dio, aumenta, diciamo così, il potere che Dio ha su di noi, perché glielo stiamo dando, perché gli apriamo il cuore. Così quando diciamo Amen al diavolo facendo un peccato mortale, lui prende potere nella nostra anima e fa guai, ci causerà dei mali, noi non li sappiamo quali sono, non li sappiamo da dove vengono poi le nostre
depressioni, ansie, angosce, ma sicuramente, ecco, tutto quello che è negativo da Dio non ci viene. Purtroppo noi non siamo in grado poi di stabilire, l'ho detto tante volte, i nessi di causa, d'accordo? Non so io la depressione da quali peccati, come dire, è stata ingenerata, per esempio, tanto per fare un esempio, diciamo, scolastico, ma sicuramente la depressione non viene da vivere in grazia di Dio, questo è proprio sicuro, questo qui, d'accordo? Già al 100%, d'accordo? L'uomo da re diventa schiavo, da re schiavo, trastullo di vilissime passioni. Pensiamo come si degrada un uomo quando si arrabbia, o quando, come dire, addirittura nell'ira esagera, no? La bruttezza di una persona comincia a essere volgare, a vomitare schifezze, volgarità, bestemmie. La bruttezza di una persona che si avvilisce a passioni bestiali. Cioè, pensiamo, insomma, a una persona che si abbandona al peccato impuro solitario, d'accordo? Tutte le persone che si trovano in questa situazione, ma se si riguardano, mentre è chiaro che si vergognano, si disprezzano, ma è normale perché l'atto in se stesso è una cosa brutta, d'accordo? Degradante, proprio vile, bassa, brutta, d'accordo? O le persone che compensano con le abbuffate che si fanno e che mangiano sproccedatamente, insomma, sono tutte quante cose brutte, proprio brutte, quindi che degradano l'uomo, che lo fanno diventare brutto, lo coprono delle cose sporche, lo gettano nel fango. Ma io dico, ma una persona sana di mente, no? C'è una persona che è schiava, per esempio, dei vizi, una persona che è schiava del fumo, che se non c'ha le sigarette non campa, deve assolutamente averci quella cosa vicino, perché se viene voglia di fumare, non può fumare, sta male. Cioè, la tua vita dipende da qualche boccata di sigaretta. Ed è così, perché purtroppo anche il fumo, che è una cosa, insomma, piccolina, ma comporta la dipendenza, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Qui dobbiamo stare a parlare una settimana, una vita. E come fa in questo stato l'uomo ad essere ammesso alla maestà suprema? Se il più piccolo neo di colpa trasforma una visione che sarebbe beatifica in una visione che dà dolore, l'abbiamo visto prima parlando del purgatorio. E allora Gesù che cosa ha fatto? Ha dovuto assumere le vesti dei pazzi, cioè nostre. Cioè Gesù trattato da pazzo, vestito da pazzo davanti a Erode, siamo io e te. Capito? È tutto il disprezzo che ha sopportato, è il disprezzo con cui i diavoli stessi prima fanno cadere l'uomo in quelle colpe degradanti e poi lo deridono, lo beffano, lo disprezzano, come faranno con le anime dannate, si sbellicheranno dalle risate alla faccia loro. Purtroppo. Per impetrare all'uomo che uscisse da questo stato di pazzia, io dovetti, volli sostenere questa pena così umiliante, offrendomi al mio celeste Padre a sostenere le pene che meritava la loro pazzia. Noi che pensiamo di essere tanto bravi, tanto che guai a chi ci tocca, guai a chi ci dice niente. La pazzia è proprio imperdonabile, la pazzia assoluta è un solo peccato mortale. E questo merita, quello che Gesù ha vissuto, e basta andare a riprendere l'ora della passione e guardarlo bene, davanti a Erode. Ricordiamo le parole di Gesù: ogni pena che soffrì nella mia passione non era altro che l'eco delle pene che meritavano le creature. Quell'eco rimbombava su di me e mi sottoponeva a scherni, derisioni, beffe e a tutti i tormenti. Ce li saremmo dovuti prendere tutti quanti noi. E ringraziamo il cielo che se li è presi Gesù, dandoci la possibilità di essere perdonati e di uscire da tutte le nostre imperdonabili in se stesse, ma non da lui, follie.
Ecco, oggi abbiamo imparato quanto è grande la nostalgia di Dio che hanno le anime sante in terra e le anime purganti in cielo. Ecco. Col tuo aiuto, Santa Vergine Maria, che possiamo, ecco, sempre più avvicinarci a Gesù e magari in piccolissima misura, piccola piccola, ecco, sentire un po' anche noi di nostalgia per lui, soprattutto riparazione di tutti quelli che sono indifferenti nei suoi confronti, non lo vogliono, non lo amano, non lo cercano. E poi con la tua bontà ci preservi. Forse nel passato abbiamo dato ampia rassegna, ecco, di pazzie e follie. Adesso però basta. Con le uniche follie da oggi in poi possono essere piccole follie di amore a te e a Gesù, le sante follie che non hanno niente a che fare con la follia imperdonabile e assurda del peccato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.